come si infrange? Si infrange probabilmente tornando indietro. Le Zacche sono una compagnia che è nata 7 anni fa con l'intento di mettere insieme varie forme artistiche che vanno dalla danza all'arte visuale e il suono, la musica. E noi abbiamo iniziato nel 2006 con One Reel, uno spettacolo ispirato a Aspettando Godot di Beckett. È stato il primo momento in cui noi abbiamo proprio iniziato a lavorare sulla commistione del nostro lavoro. Poi dopo è seguito Faustus, sempre legato molto alla figura e al movimento, alla biomeccanica soprattutto teatrale. E poi è iniziato un nuovo percorso, e da qui è iniziata infatti la trilogia della visione, in cui appunto il primo spettacolo è stato Il fascino dell'idiozia, ispirato alle pitture di Francisco Goya. Pinocchio è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, un lavoro che è nato in realtà da una proposta che ci è stata fatta dal teatro delle marionette di Ekaterinburg. Il fatto di doverlo fare con una compagnia russa appunto un paio d'anni fa ci ha stimolati a ritrovare, cercare qualcosa di nuovo, comunque qualcosa che ci appartenesse. Riuscire a dimenticare tutto ciò che è stato dopo Pinocchio e tutto ciò che sta su cui, le maschere che hanno coperto la maschera originale, e quindi fare tornare indietro e ricercare qual era il sapore, qual era il colore, l'emozione del Pinocchio secondo noi primitivo. Allora, spesso ci dicono che siamo estremamente cupi, diciamo che più o meno ogni spettacolo che facciamo questa è un po' il leitmotiv, però va detto che per noi questo è il teatro, nel senso il teatro è suggestione, è qualcosa che dobbiamo trovare ma non troviamo, è un luogo buio dove scovare qualcosa. E questo quindi è un po' il motivo per cui quel tipo di suggestione è la suggestione che noi cerchiamo, perché secondo noi aiuta proprio alla ricerca. Chiaramente qualcosa di estremamente luminoso, estremamente positivo rischia di finire in frantumi, mentre invece la ricerca secondo noi è comunque oscurità, è comunque qualcosa che non vediamo. Il fascino dell'idiozia è un lavoro che appunto è stato il primo, la prima tappa di questo percorso sulla pittura. Abbiamo messo proprio da parte tutto ciò che poteva essere il testo e abbiamo cercato di lavorare su tutto quello che era la sensazione. Quindi le pitture di Goya per noi sono state dal primo momento in cui casualmente ci siamo trovati a sfogliare un libro su appunto le pitture nere di Goya, che sono tra l'altro una parte molto particolare del percorso artistico di Goya. Ecco, l'emozione che ci ha scaturato, che è scaturita da questa visione, in qualche modo abbiamo cercato di riportarla in scena e capire se era possibile fare questo percorso. In realtà noi non sappiamo dove vogliamo andare, e questo forse è la cosa che ci piace di più, nel senso che qualche anno fa per noi l'idea di poter mettere la parola in uno spettacolo era qualcosa di impensabile, ma non abbiamo mai messo limiti a questo e ci siamo trovati adesso appunto a lavorare su un Pinocchio in cui la parola è protagonista. Abbiamo lavorato con la danza, abbiamo lavorato con tecniche teatrali molto diverse, che forse è la cosa che ci ha appassionato di più in questi anni, cioè scoprire cose nuove e non sapere realmente dove stiamo andando.